Buongiorno. Devo andare a fare i capelli, come vedete, un cappello. E ho appena detto a mia madre che praticamente sarei uscita per andare in banca e ovviamente mi sta mandando in giro per fare 750.000 commissioni. C'ho sempre le labbra scripolate, noto, quando faccio questi video, perché non ho sul rossetto e non mi metto neanche il burro cacao. Però praticamente una cosa che avrei dovuto fare in 10 minuti, adesso ci impiegherò tipo mezz'ora e poi devo tornare a casa a lavarmi i capelli. Tornata in macchina, sono andata in bank e adesso torno a casa per lavarmi i capelli e per prepararmi. Because I'm gonna go home and get dressed and everything. It's gonna be. I'm like turning into my road. Yeah, who talked to Jinky Cobra? No, I left to get, I just told you, I left to get a gift bag. Oh, and wait, then, wait, where did you get a gift bag from? What are you wearing? It's all white, isn't it, which is so long, so I'm just going to It's all white? It's all white, yeah. Who said that? Dress code is all white, Linda. Did you not see invitation? No. I want to double check again. No, I should have checked that. Wait, I'll keep you updated. Keep me posted, Bobo. Yeah, Boo-Boo. I can't wait to see you. I'm so excited. I can't wait to see you, girl. I'm so excited. Bye. Alright, bye. Hello? Pronto? Hi. Ciao, sei a casa? No, non ancora. Ok, praticamente ho appena parlato con... And guess what? What? The dress code is flipping white. What? Yeah, I didn't even know. No. Bravo. Hai visto cosa ti ho preso? No, non ho visto, non ho ancora. Ho visto che mi ha mandato uno snap, però non ho visto. Non ho visto che cosa. Cioè, non te ne fregare assolutissimamente di quello che dicono le persone. Perché sennò you're gonna end up not living your life. And baby girl, you need to live your life. Ci vediamo a casa. Ok, then. Ciao ciao. Bye. Comunque mi sono vestita, truccata e adesso sto andando dalla parrucchiera. Appunto che il baby shower, non so come si dice in italiano, praticamente una mia amica è incinta e praticamente fa la festa e dopo il genere. Credo che in Italia si chiami baby shower. Look, you can see yourself. Yes. Can see so many aunties. You can see so many aunties, yeah. Do you want to do a video? Okay, can you hold it? Yeah. Right. I'll hold it. And you take a video. And this one. Okay, I'll hold that too. Aspettate che spengo, perché... Ok, stavo praticamente dicendo che devo spegnere la musica perché già settimana scorsa è successo un casino e ho dovuto rimontare il video per questioni di tipo copyright e cose del genere, quindi ho spento la musica.
Comunque sono tornata a casa da un bel po', sinceramente, solamente che ragazze, ho mangiato troppo. Sinceramente io sapevo già che oggi non avrei mangiato quello che mi andava, perché di solito io conto le calorie e cose del genere. Ho bevuto il tè verde perché sinceramente dovevo digerire e non riuscivo a digerire bevendo solamente acqua. Di solito bevendo il tè verde riesco a digerire meglio, quindi ho fatto quello. E poi sono rimasta praticamente sdraiata sul letto. Comunque oggi avete visto che sono andata a questo baby shower, mi sono divertita un casino. Ho rivisto le mie amiche che non vedevo da tanto, vabbè, 2 settimane. però è tanto, vabbè. E niente, ah, volevo farvi vedere una cosa, aspettate, vediamo se riesco a prenderla. Praticamente, che angolo ragazzi, mi hanno dato una goodie bag che tra l'altro non ho ancora aperta, quindi non so neanche che cosa ci sia dentro, però vabbè, guardiamole insieme, dai. Quindi vabbè, è così. Oh, poi vabbè, apri e c'è un bicchiere con scritto il nome della mia amica, vabbè. Poi ci sono queste 2 boccette. Che cosa sono? Ah, body lotion, quindi una crema per il corpo. Poi c'è questo qui che è un uno shower gel, quindi è per la doccia. Poi cosa c'è dietro? C'è un beauty blender. Amazing! Questo non so cosa sia. Mi sa che è qualcosa per tipo massaggiarsi la faccia, non lo so. Delle caramelline. Il biglietto. Una penna col nome, bellissimo. E questo qui credo sia per spalmarsi tipo il fondotinta. Sono sicura. E poi un cioccolatino.